lo stato vedovile ci reca in vero troppa soggezione. Chi vuol restare in libertà conviene si mariti al primo che ne viene. Qua Don Chilone, questo farebbe giusto al caso mio. Egli, con l'opinione d'esser sempre ammalato, sta spesso in letto. Della casa del tetto il maneggio mi daria. La sua ipocondria sarebbe la mia pace. È ricco in fondo e quel che più non ha nessuno al mondo. Uno, due, tre e quattro. Quattro e quattro che fare? Otto. Otto e dieci fare? Diciotto. E poi sei fare? Ventiquattro. Ventiquattro clisteri nell'altra settimana e dieci in questa sole. 14 meno. Ora m'avvezzo perché sono stato peggio. Come credo d'aver male tra clisteri, sciroppi e medicine? Va tutto incapollando allo speziale. L'aria da poco in qua più rigida s'è fatta e più importuna. Proviamoci e che sarà? Qualche quarto di luna certo si fa quest'ora. Può tentar la mia sorte? Ed il lunario la cena a 21 ore. Dove io? Albert! La morte! Ma ascolti! Ah, siete voi? Che si sente? Temo d'un accidente. Avete male? Oh, grande! Che consiste? In tanti e tanti guai, che a raccontarlo non finirei già mai. Poverino, poverino, io mi sento muovere a tenerezza e a compassione. Oh, oh, cortese ricchetta, che siate benedetta! Questo vostro gentil compatimento mi reca almeno qualche consolazione. Lei assomiglia tanto al mio consorte estinto che in vederla mi torna in cuor la noia. Maglio che il pianto. Non piangete, non piangete, io pure e nel veder voi si pietosa e carnale mi scordo d'ogni male. Ma non intendo poi perché non prender voi un uomo infermo se vi state ad inverno che sto dell'assistenza e di governo. Dite il vero, dite il vero. Quel farei, ma il mio dottore mi dice che il mio mal diverrebbe peggiore. L'ho per un solennissimo, solennissimo al male, in mano ad una serva un ammalato, è sempre strapazzato. E già se sa che dov'è l'interesse, non direi né né amor né carità. Voi sputate sentenze. Mia cortesia, mi dica questo medico chi sia. Non conoscete voi messer Agone? Mi sono apposta, è un grande ignorantone. Se la mi dà licenza, mi può mandare il mio. Oh, mi obbligherete al sommo. E sua eccellenza, come si chiama? Il medico. Eppure non ho sentito nominare già mai. Ha fatto delle cure miracolose ed io non lo trovai. E quest'ultimo
ingiovanito col star vicino a questa giovinetta. Oh vedovina mia, s'avessi sanità, di grazia non mandate, non dimenticate di mandarmelo a casa prontamente. Sarà questa mia cura, in me tutto riponga e stia sicura di guarir certamente. Addio, Enrichetta. Addio, signor Don Guidone. Oh, che donna da bene. Di grazia. Mi comandi. Mi sovvenga. Io ho nel cuore. Voglio dire. Secchio le mani. Oh, garbata. Il mio dottore. Questo ancora. Ma vorrei. Dica pure. Se veniste ancora voi. Incomincio a disperar, incomincio a disperar.
esso può essere flemmato, perciò, signor non dubiti, che il suo fan non ha origine nella vasi sanguiferi. Nemmeno da linfatici, ma da un ritento liquido, che fatto ogni misturgito, conforme segna Ippocrate. Poco mi garba,
non mostra aver montagni e non ha palma. Vo provar questa ricetta col vapor di tender moglie. Ma se cresco di prender moglie, vo provar questa ricetta, ma se cresco Lei
forse non mi volete. Il mio pensiero morto il marito fu di non ripormi in questa schiavitù. Se moglie vi sarete, vi fo donna e madonna, e di mia casa tutto il maneggio e il governo avrete. Ma poi, se così fosse... Io giuro che ve ne farò contratto. Ed io con questo patto la vostra offerta accetto. Date la mano in pegno. Ecco la mano. Noi siamo sposi, o gran ricetta. Io sento che già ringiovanisco e ritorno sano. Chirurgia di sanar l'ipocondria, di sanar l'ipocondria. Prenda pur questa ricetta, che si venga a prendere moglie, che si venga a prendere moglie. Dica il vero, le sue doglie son partite, son finite. Quasi, quasi. E che gli resta? Un gran peso nella testa, un gran peso nella testa, che crescendo ora mi va, crescendo ora mi va. Lei non tema, non tema e guarirà, prenda pur questa ricetta, prenda pur questa ricetta, che si venga a prendere moglie, che si venga a prendere moglie. Dica il vero, le sue doglie son finite, son partite. Quasi, quasi. E che gli resta? Un gran peso nella testa, un gran peso nella testa. E che si venga a prendere moglie, che si venga a prendere moglie. Lei non tema, guarirà, guarirà, guarirà. Mi trovo condannata a sfar d'assistente un lazzaretto. Oh!
la via al te, lo stato coniugale non fa per me. Per qual cagion? Perché io son cagionoso, bisogno di quiete, e quando non riposo non fa le digestioni, e non digerendo escono le ostruzioni. Crescendo le crudezze, io corro il risico di dar ben presto in tisico, e già sento che la mia confessione ha molto scapitato. Questa è tutta pressione, come spesso succede a più d'una che appena è maritata, che subito vuol far della svogliata. No, no, la mia salute preme più d'ogni cosa. Conviene mia signora sposa, già che son disfatto d'aver pazienza e separarsi affatto. Questo poco mi importa, a me solo basta d'esser padrona, e se seguisca il patto firmato nel contratto. Come a dire? Mareggiati tutto, fuorché la mia persona, e son contento. Il mio divertimento in casa e fuori non mi sarà negato. Col marito malato avreste cuore di divertirvi altrove. Son forse cose nuove. Ma questa è l'assistenza e il buon governo, è bello che fa la moglie col suo consorte infermo. Infermo d'opinione di cervello? Ma questa libertà che a me non piace. Piace a me? Oh, questa è bella. Ma che mi serve un uomo come voi, che sta sempre dal letto alla padella? Voglio andare per me mi pare, voglio fare quel che mi piace, voglio andare dove mi pare, fatemi campare, questo poco almeno piace. Voglio andare dove mi pare, fate tutto il che volete, voglio fare quel che mi piace, fate tutto il che volete, 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 mi intendete, mi intendete, ma lasciate tutto fare, fate tutto. Voglio fare quel che mi piace, voglio fare quel che volete, voglio andare dove mi piace, voglio fare quel che volete, voglio andare dove mi piace.